ho avuto l'opportunità di trovare lavoro come artigiano orafo a Udine e lì ho iniziato il mio percorso, che è durato circa 6 anni, dove ho fatto quella che veniva chiamata la gavetta, ricoprendo vari ruoli, dal proprio lavorare al banco all'aiutare anche l'organizzazione del lavoro, a seguire un po' la produzione. Ho dovuto, gioco forza, inventarmi una cultura da solo, non avendo una scolarizzazione classica o artistica. È bello essere orfi qui in Friuli, proprio perché come bacino a livello storico, dai mosaici ai bassorilievi in pietra, agli altorilievi e le sculture, è fonte di stimolo. Io riesco e ho la capacità di vedere l'oggetto finito già quando ne discuto con il cliente. Per cui l'anima e l'impronta ogni artigiano deve farla sua e la può far sua soltanto se il pensiero e il computer passano comunque attraverso il banco. E abbinando gli strumenti del passato riusciamo ad abbinarli con strumenti attuali, più moderni, e per cercare di evolversi, per cercare di andare avanti in una lavorazione nuova e differente. Oltre ad avere un'ottima scuola di formazione, è indispensabile essere un buon allievo, insomma, aver voglia di imparare, avere curiosità e voglia di crescere. Se lo fai a tutto campo, veramente puoi abbracciare tutte le discipline artigianali.